La stagione 2006 di Valentino Rossi non era andata come previsto. Il sesto titolo consecutivo doveva essere solo una formalità, ma dopo 4 gare il campione italiano pagava 32 punti da Nicky Hayden. Il distacco è continuato ad aumentare, portandosi a 46 punti dopo altre 4 gare ed infine a 51 dopo la rottura del motore Yamaha a Laguna Seca. Ma da quella gara in poi, Rossi ha iniziato una rimonta inesorabile che l'ha visto recuperare tutto lo svantaggio alla vigilia del GP dell'Estoril. Proprio sul circuito portoghese, Pedrosa ha travolto il compagno Hayden e Valentino si è trovato in testa al campionato per la prima volta in stagione con 8 punti di vantaggio. Manca solo una gara adesso, quella di Valencia, e Valentino è finalmente pronto a conquistare il suo 8° titolo mondiale. Ragazzi, questo video è sponsorizzato da NordVPN. Nord è lo strumento che vi permette di navigare al sicuro su internet ovunque voi siate. Come fa a farlo? Molto semplice. Prima di tutto, si assicura che i vostri dati siano crittografati, garantendovi il massimo livello di privacy. E poi il vostro indirizzo IP viene nascosto e sostituito con uno dei loro server, che sceglierete voi fra i più di 6.000 che Nord vi mette a disposizione. Andiamo verso l'estate e avere Nord dalla vostra parte vi offre diversi vantaggi, come prenotare le vacanze a prezzi ridotti, connettervi in sicurezza sui wifi pubblici di hotel e aeroporti e di non perdervi i vostri contenuti preferiti quando siete lontani da casa. Quindi, se volete provare Nord, questo è il momento giusto per farlo, perché passando dal nostro link che trovate in descrizione, nordvpn.com/cascorosso, potete approfittare di un prezzo esclusivo più altri 4 mesi extra. E poi non rischiate nulla, perché Nord vi offre anche la garanzia di rimborso di 30 giorni, quindi andate proprio sereni. Grazie Nord per il supporto! Nel basket americano esiste una credenza popolare secondo cui una persona che sperimenta un esito positivo, in questo caso un canestro, ha una maggiore possibilità di successo in ulteriori tentativi. Più canestri mette a segno un giocatore, più aumenta la probabilità di metterne a segno altri e altri ancora. Questo fenomeno prende il nome di hot hand fallacy, la fallacia della mano calda. Ma per spiegare la non attendibilità di questa credenza, basta vedere quali sono i sinonimi di fallacia, incongruenza e falsità. Eppure, in diversi contesti di vita, siamo spesso portati a diventare vittime di questa credenza. Se uno sportivo continua a vincere, inconsciamente pensiamo che vincerà ancora, che la sconfitta non sia neanche lontanamente contemplata. Nessuno ad inizio 2006 avrebbe mai pensato di poter vedere Valentino Rossi perdere un mondiale. Ne aveva vinti 5 consecutivi e il suo dominio sembrava destinato a durare in eterno. Eppure, in ogni grande storia, prima o poi arriva il momento in cui il protagonista, l'eroe del racconto, deve affrontare il capitolo più difficile, la sconfitta. Benvenuti in questo nuovo episodio di Storie di GP. Oggi vi racconterò il Gran Premio di Valencia 2006. Nella conferenza stampa della vigilia, il volto di Valentino Rossi è disteso e sorridente. Si presenta all'ultimo appuntamento dell'anno con 8 punti di vantaggio sul secondo e visto come si erano messe le cose durante la stagione, il campione di Tavuglia può essere contento e fiducioso. Non si può dire la stessa cosa del suo rivale per il titolo, Nicky Hayden, scuro in volto e palesemente infastidito dalla presenza di Daniel Pedrosa al suo fianco. La ferita aperta nel GP del Portogallo è ancora troppo fresca e i due non si degnano nemmeno di uno sguardo. Tra Hayden e Rossi c'è molto rispetto. I due ex compagni di squadra si trovano in un testa a testa per il mondiale davvero difficile da pronosticare inizio stagione. L'italiano arriva da 5 mondiali vinti consecutivamente, ma forse per la prima volta in carriera si è trovato di fronte a una stagione che non è proprio andata secondo le aspettative. Hayden è cosciente di avere un'occasione enorme, forse inaspettata. Certo, senza il contatto con Pedrosa all'Estoril sarebbe stata tutta un'altra situazione, ma l'americano sa benissimo che i conti si faranno dopo la bandiera a scacchi e che la pressione potrebbe giocare un brutto scherzo a Valentino. Il venerdì mattina vede subito i due sfidanti per il titolo nella parte alta della classifica. Rossi comanda la prima sessione davanti a Stoner, terzo Hayden che paga solo 7 millesimi dalla vetta. Un turno davvero serratissimo, che però non viene confermato nel pomeriggio, dove invece troviamo un Capirossi in grande spolvero, che si prende la testa della classifica davanti a Depugnier e Vermeulen. Quarto Hayden ha quasi 8 decimi dalla vetta e solo settimo Rossi, a più di un secondo da Capirossi.
Le indicazioni che arrivano dal venerdì sono comunque positive. Valentino è titolare di un buon passo gara, così come Hayden. I due piloti infatti sono molto vicini, il che fa pensare che anche in gara potrebbe esserci un bel duello. Il sabato mattina sono ancora i due contendenti al titolo a mettersi in mostra. Rossi infatti conquista il primo crono proprio davanti ad Hayden, che però è vicinissimo. Tra i due ci sono solo 37 millesimi. In classifica seguono Capirossi, Edwards e Melandri, contro i Belis sesto. Il pilota australiano fresco campione del mondo Superbike e catapultato a Valencia in sostituzione di Gibernau sembra davvero trovarsi a suo agio sulla Desmond 16 gommata Bridgestone, e non lo dimostra solo questo terzo turno di libere, ma anche il venerdì, dove è stato costantemente in top 10. Il sabato pomeriggio vede Valentino Rossi conquistare la pole position davanti proprio a Troy Belis e a Capirossi. Hayden è solo quinto, dietro a Nakano, sesto invece Daniel Pedrosa. Rossi è riuscito nel suo intento, conquistare la prima casella e mettere qualche pilota fra lui e Hayden. Fino a qui, per il pilota di Tavuglia il weekend sta andando secondo i piani. È veloce sul passo gara e parte in pole position, ma nel warm-up della domenica mattina qualcosa inizia a scricchiolare. Valentino infatti chiude con un tempo altissimo che lo vede a più di 7 decimi dalla vetta. Nel suo box si vede qualche faccia un po' preoccupata. È difficile spiegarsi questo passo indietro proprio a ridosso del GP, ma c'è comunque fiducia. Le cose sono andate bene sia venerdì che sabato, probabilmente si è trattato solo di una sessione andata storta. I piloti sono schierati sulla griglia di partenza e si percepisce che siamo di fronte ad una gara destinata ad entrare nella storia qualsiasi sarà il risultato finale. Dalla pole position parte l'assoluto favorito per la vittoria del titolo, Valentino Rossi. In quinta posizione Hayden è pronto a giocarsi il tutto per tutto nella speranza di poter realizzare il sogno di diventare campione del mondo. Allo start è Troy Belis a scattare in testa. Il pilota australiano si porta dietro Capirossi, Pedrosa, Stoner e Hayden. Parte male Valentino, che dopo un leggero contatto con Hayden si ritrova solo sesto dopo la prima curva. Nelle primissime fasi di gara Pedrosa riesce a sopravanzare Capirossi, conquistando la seconda posizione. Nonostante un inizio di gara scoppiettante con qualche sorpasso, l'attenzione del pubblico è tutta sul duello per il mondiale. Rossi perde ancora terreno e viene superato da Melandri. Hayden invece accorcia su Capirossi e lo passa, portandosi all'inseguimento di Pedrosa. Il rookie della Honda sul rettilineo vede la lavagna del box che gli segnala di avere dietro Hayden e con un segnale fatto con la gamba indica al proprio compagno di passare. Dani in qualche modo decide di farsi perdonare dell'errore commesso all'Estoril, aiutando Nicky a vincere il titolo. In questo preciso momento Hayden sarebbe campione del mondo con 3 punti di vantaggio su Rossi. Il pesarese rimane ancorato in 7ª posizione, palesando molta difficoltà nel provare a passare Stoner. Alla vigilia di questa gara, l'ipotesi che Valentino potesse trovarsi in questa situazione era veramente remota. Nessuno si sarebbe aspettato di vederlo così in difficoltà, soprattutto dopo aver dimostrato un'ottima velocità in prova su una pista non proprio tra le sue favorite. I tempi sul giro non mentono. Qualcosa non sta funzionando e come un fulmine a ciel sereno, arriva il momento che risulterà decisivo per le sorti del campionato.
Al quinto giro, Valentino Rossi cade, apparentemente senza commettere errori clamorosi. Il pilota Yamaha, infatti, sembrava in traiettoria, ma l'anteriore della sua moto si chiude facendolo scivolare nella ghiaia. Il mondiale sembra svanito del tutto. Valentino si rialza e con l'aiuto dei Marshall rimette in piedi la sua M1 e riparte, ma la rimonta sembra impossibile. Ora Hayden è davanti di 12 punti in classifica, ma soprattutto è veloce e lotta per il podio. Valentino, anche prima della caduta, non riusciva a tenere il passo dei primi. La maledizione della stagione 2006 sembrava essere finita in Portogallo e invece ha aspettato l'ultimo GP dell'anno, il momento in cui tutto fa più male. La gara a questo punto vede Rossi cercare una rimonta impossibile. Tutti, dai tifosi ai suoi uomini nel box, sanno perfettamente come andrà a finire. Valentino non riuscirà a confermarsi campione del mondo. Davanti continua la cavalcata di Bayliss, che giro dopo giro avvicina sempre di più il sogno di vincere in MotoGP. Dietro di lui Hayden non resiste e subisce l'attacco di Capirossi. L'americano è stato avvisato della caduta di Rossi e quindi decide di conservare la posizione senza doversi prendere dei rischi eccessivi. Nella parte conclusiva della gara le posizioni di testa rimangono invariate, con Troy Bayliss che riesce a mettere un bel margine di sicurezza su Capirossi secondo. La bandiera scacchi è lì davanti che sta sventolando. Troy Bayliss vince la sua prima gara in MotoGP a 38 anni, dopo essere salito sulla Desmo 16 solo due giorni prima. Ma dopo il passaggio di Capirossi sul traguardo, arriva quel ragazzone americano tanto gentile quanto esuberante, che durante la stagione, mattone dopo mattone, ha costruito una casa bellissima, che la sorte sembrava avergli fatto crollare fra le mani proprio sul più bello, e invece Nicky Hayden diventa campione del mondo MotoGP. Nello sport, una grande vittoria coincide anche con una grande sconfitta. In questo caso è toccato a Valentino Rossi, che dopo una stagione segnata dalla sfortuna era riuscito a rimettere le cose a posto proprio nelle ultime battute di campionato. Nel GP di Valencia qualcosa non ha funzionato. C'è chi sospettò si trattasse di una gomma non performante o che comunque attribuiva la colpa a qualcosa che non dipendeva direttamente da Valentino. La verità è che forse ci eravamo fatti accecare dalla fallacia della mano calda, che in qualche modo ci aveva convinti che Valentino Rossi fosse imbattibile.